Salve a tutti, siamo tutti in attesa del dato sull'inflazione negli Stati Uniti che verrà rilasciato domani e che potrebbe sbloccare in un senso o nell'altro la direzionalità di un mercato che in questo momento è abbastanza congestionato. Stiamo visualizzando Wall Street e vorrei far vedere questo grafico perché non è un grafico che si vede tutti i giorni, siamo sostanzialmente partendo dal massimo del dicembre del 2021, tra gennaio e dicembre, e andando sul minimo, che attualmente è il minimo di mercato di questo ciclo dell'ottobre del 2022, quindi lo scorso ottobre, questo movimento rispetto al minimo, questo movimento di rimbalzo rispetto al minimo in un trend comunque ribassista, se si parte appunto dal suo massimo storico di questo indice del gennaio del 2022, sostanzialmente corrisponde questo movimento a un ritracciamento, cioè a un rimbalzo, se parliamo di trend ribassista, che sta poggiandosi sul livello 50,05 di Fibonacci, che è sostanzialmente un livello molto importante. Anche qui, perché questo livello è importante? Perché è visto da tutti, ne sto parlando io, ne parlano altri, lo state guardando voi, magari l'avete già visto voi prima di me, eccetera, eccetera. Più un qualcosa è visto, più tendenzialmente stimola il principio della profezia che si autoavvera, o comunque più chiaramente viene messo e scandagliato anche dalla parte algoritmica che governa gran parte degli scambi finanziari. Quindi è sotto gli occhi di tutti che è un livello importante, quello attuale, sicuramente più importante di altri livelli che hanno meno confluenze dal punto di vista tecnico. Quindi siamo al ritracciamento rispetto a questo movimento del 50% del livello di Fibonacci. Quindi è importante capire che siamo innanzitutto appunto su un livello strategico tecnico importante. Poi abbiamo appunto questo dato dell'inflazione, veniamo da una congestione, un mercato che non sa che pesci prendere da un po' di tempo a questa parte. In un precedente video vi ho mostrato che sostanzialmente l'S&P 500 viaggia sugli stessi livelli di 2 anni fa e quindi sarà interessante capire quello che farà domani il mercato in reazione al dato relativo all'inflazione, assoluto market mover come di questi tempi, visto che appunto siamo ancora in piena lotta all'inflazione. E vorrei oggi parlare anche di storia e chiaramente ho aggiunto, già vi ho detto in descrizione, un elenco di libri che mi stimolano, che ho letto e che magari possono aiutare anche voi a crescere come consapevolezza finanziaria, come conoscenza, eccetera, eccetera. E quindi in questi libri trago spunti importanti e oggi vorrei appunto farvi vedere qualcosa di storico importante. Allora, il pensiero di Charles Dow. Ecco, il pensiero di Charles Dow legato a quelli che sono gli attori del mercato, a quelle che sono le fasi del mercato e a quello che appunto potrebbe aiutarci a contestualizzare il momento in cui ci troviamo. Charles Dow lo sappiamo e chiaramente qui potete trovare le sue informazioni. È il fondatore del Wall Street Journal, l'inventore dell'indice Dow Jones, insomma, tanta tanta roba e appunto uno dei protagonisti assoluti della trend analysis. È stato praticamente il primo ad inventare questa tipologia di analisi sul grafico e sostanzialmente Charles Dow, tra le sue perle, ha anche detto questo che vado qui a visualizzarvi. Sostanzialmente ci sono tre movimenti nel mercato che concorrono nello stesso momento. Questi sono innanzitutto il day-to-day movement, movimento giornaliero, che risulta principalmente dalle operazioni dei traders. Quindi abbiamo un day-to-day movement. Poi abbiamo che Dow definisce movimento terziario del mercato. Poi abbiamo il movimento solitamente che dura dai
20 ai 60 giorni, quindi già ampliamo il time frame dal giorno da un range compreso tra i 20 e i 60, che riflette flussi e deflussi del sentiment speculativo, quindi la parte appunto speculativa legata al sentiment, e siamo sostanzialmente, secondo Dow, al movimento secondario. E poi c'è il movimento principale, è quello che dura di solito anni, quindi il time frame si espande in anni, ed è causato, proprio stimolato dai prezzi che vanno a raggiungere, ad aggiustarsi sostanzialmente rispetto al valore intrinseco, perché i primi movimenti possono sostanzialmente allontanare i prezzi dal loro valore intrinseco, ma nel lungo periodo, questo è il movimento principale, i prezzi vanno incontro al valore intrinseco dei sottostanti, e questo è il movimento primario del mercato. Questi movimenti coinvolgono chiaramente attori diversi, quindi i trader, gli operatori più speculativi basati sul sentiment, che giocano quindi su movimenti dinamici, tattici, e che vanno dai 20 ai 60 giorni, secondo la classificazione agli inizi del Novecento data da questo personaggio straordinario, appunto Charles Dow. E poi c'è, nel lungo periodo, quindi anni, il mercato che ragiona sui business cycle, sul ciclo economico di lungo periodo, e quindi in questo ciclo va a, diciamo, orientarsi su crescita e contrazione, e va quindi a portare il valore dei sottostanti sul valore intrinseco. E quindi, proprio semplificando, abbiamo tre attori, tre grandi attori che contemporaneamente vanno a gareggiare sul mercato. Ci sono quindi i trader che vanno sul day by day, e quindi che non sono la loro operatività, che comunque incide sull'andamento delle quotazioni, non è legata a un'analisi di sentiment, a un'analisi macroeconomica, a un'analisi legata al valore intrinseco del sottostante, ma è legata a movimenti brevi, di prezzo, oscillazioni, eccetera, eccetera. Quindi strategie tecniche di analisi di brevissimo respiro, che nulla hanno a che fare con il valore intrinseco del sottostante, né con l'analisi macroeconomica, eccetera, eccetera. Poi abbiamo, per quanto riguarda quello che Dow definiva il trend secondario, il movimento secondario, quello legato di 20-60 giorni, e quello legato al sentiment, quello che è sensibile comunque a quelle che sono le statistiche, i dati che escono di volta in volta dal punto di vista dell'economia. E potremmo definire che questa onda è più, diciamo, appannaggio dei fondi hedge, dei fondi speculativi, quelli che fanno un market timing importante, che puntano appunto a cogliere in anticipo le variazioni di sentiment per andare a cavalcare prima degli altri delle ondate, ma ondate di breve respiro. E poi abbiamo chiaramente i grandi fondi di investimento che vanno sul business cycle, quindi sul ciclo di lungo periodo dell'economia, e quindi sono un po' più elefanti, si muovono lentamente. Quindi abbiamo vari attori, poi ci sarebbero altre categorie, altre sottocategorie rispetto a queste tre grandi macro categorie, che però vanno a distinguere tre diversi approcci al mercato, tre time frame completamente diversi, tre modi di vivere il mercato totalmente diversi. Quindi questa semplice tripartizione, ci tenevo anche a riproporla, anche perché molto spesso noi investitori siamo un po' tutte queste tre anime, ma non commettiamo l'errore di non distinguere i portafogli e il money management in relazione a quelle che sono le tre anime. Cioè, il trader ha un tipo di money management, dovrebbe avere un tipo di portafoglio, eccetera, eccetera, delle strategie. Chi fa un portafoglio più appunto tattico, magari emulando in parte le strategie di fondi hedge, quindi spread trading di 2-3 mesi, eccetera, eccetera,
quindi cavalcare ondate di sentiment, eccetera, eccetera, dovrebbe avere a sua volta un altro money management, un'altra tipologia di portafoglio, così come un altro portafoglio, un altro money management rientra nell'ottica di un approccio all'investimento di lungo periodo basato sul ciclo economico. Poi ci sarebbe anche quello di lunghissimo periodo che attraversa vari cicli economici, quello, il portafoglio così pigro da lasciare agli eredi. Però questi sono tre approcci, diciamo, generici, ma molto differenti rispetto a loro, che rappresentano figure diverse che sono ogni giorno nell'arena dei mercati. Quindi dobbiamo distinguere innanzitutto quale di queste tre figure stiamo impersonificando nel momento in cui compiamo un'operazione. Non è detto che un trader non possa avere anche un portafoglio più tattico o non possa avere allo stesso tempo un portafoglio di lungo respiro, ma deve avere per entrambi, in tutte e tre le circostanze, strategie, portafogli e principi diversi. Non bisogna confondere appunto queste strategie. Uno dei grandi errori è proprio quello di avere, magari cominciare con un trade, quindi con un approccio di brevissimo respiro, poi questo trade va male e quella quota va a finire in un portafoglio di lungo periodo, ma non era nato quella scelta per finire qui. E quindi questo è uno dei grandi errori, così come è molto spesso un portafoglio di lungo periodo dopo un piccolo profitto ci si fa tentare e ci si trasforma in trader portando a casa il piccolo profitto e quindi andando a rompere lo schema, la strategia di un qualcosa che è stato pensato all'inizio per durare più tempo. Questo appunto per dirvi anche che in questo momento c'è una grande sfida tra tori e orsi in questo livello e questi tori e orsi, ripeto, sono sia trader, sia fondi hedge, sia grandi fondi di investimento che hanno caratteristiche diverse. E domani il dato dell'inflazione verrà vissuto sicuramente in modo diverso da queste tre tipologie di attori. Sintetizzando, in questo momento, secondo alcune statistiche, possiamo dire che i fondi hedge sono molto molto posizionati al ribasso sul mercato e stanno perdendo da qualche mese questa loro scommessa ribassista che però hanno incrementato nelle ultime settimane, quindi continuano a credere e a vedere uno scenario macro in peggioramento e quindi per questo sono posizionati short sul mercato. Molti trader in questo momento invece hanno una posizione long, ci sono anche dei dati che indicavano che c'era un testa e testa, ma fino a qualche tempo fa molti trader erano long, tanto che molti hanno dichiarato questo rialzo guidato prevalentemente dai trader e non certo dai fondi hedge. E poi ci sono grandi fondi di investimento che sono per gran parte alla finestra. Possono permettersi di temporeggiare un po', di essere un po' cash oppure di prendere posizioni magari più su strumenti di breve periodo, strumenti monetari, anche visto che ci sono tassi di interesse molto elevati, soprattutto negli Stati Uniti, ma adesso anche nell'Eurozona, per quanto riguarda i titoli di Stato a breve termine, in attesa che appunto si capisca un po' meglio il quadro macroeconomico, a quel punto prendere una posizione un po' più netta, un po' più forte per quanto riguarda il trend. Bene, partendo da questo grafico che mostra un indice, quello della prima borsa al mondo, in un livello che si sta portando su un livello tecnicamente strategico e chiave, prima di un dato tecnicamente molto importante, strategicamente molto importante, quanto all'inflazione, appunto, del mese di aprile negli Stati Uniti, che verrà diffusa domani, sia quella core sia quella tendenziale. E mi sembrava giusto fare il riepilogo su quelli che sono i tre grandi attori del mercato e le tre grandi movimenti che, secondo Charles Dow, appunto, che è uno dei padri di tutto quello che studiamo e vediamo ogni giorno sui mercati, più di un secolo fa raccontava, ed è abbastanza, a mio avviso, abbastanza ancora credibile questa tripartizione del mercato, day by day trader, sentiment tra i 20 e i 60 giorni, quindi atteggiamento più tattico, posizioni a mercati più tattiche e poi lungo termine sul ciclo economico. Bene, fatemi sapere voi cosa ne pensate e se
e vi riconoscete in queste categorie e anche magari se vi riconoscete in passato nell'aver, come noi tutti umani, commesso degli errori, magari di aver intrapreso delle strategie da investimento poi trasformate per errore in trading o viceversa, appunto, che è uno degli errori più classici che si può commettere in questa incredibile arena che sono i mercati finanziari. Alla prossima.